le acque blu del Mediterraneo serbano un tragico segreto. Qui, più di 400 anni fa, due grandi flotte, una musulmana e l'altra cristiana, si scontrarono. Centinaia di navi e migliaia di uomini andarono perduti. I relitti di questo scontro navale non sono mai stati ritrovati. In seguito, un soldato spagnolo scrisse che gli uomini cadevano fuori bordo in numero tale che non passava attimo senza che qualcuno morisse. Quel soldato era Miguel de Cervantes, che descrisse questa esperienza nel suo capolavoro, il Don Chisciotte. Questo soldato scrittore combatté nel più grande scontro navale della storia d'Europa. Due flotte enormi, quella europea e quella dell'Impero Ottomano, si scontrarono la mattina del 7 ottobre 1571 presso la cittadina greca di Lepanto. Quasi 600.000 navi con 250.000 soldati. I morti erano 7.000 cristiani e circa 25.000 per i turchi. Le lettere dicono che il mare era rosso di sangue. Questa grande battaglia fu uno storico scontro di civiltà e una battaglia navale decisiva per il dominio sull'Europa. L'immenso significato di Lepanto sta nel fatto che dopo questa battaglia nessun'altra flotta ottomana nel XVI secolo osò combattere di nuovo nel Mediterraneo. I mari intorno a Lepanto da tempo nascondono i resti di questa famosa battaglia. Molti esploratori, compreso Jacques Cousteau, hanno cercato i relitti, ma senza successo. Ora però una nuova equipe di archeologi subacquei ha scoperto una formidabile prova della battaglia. Il Mar Mediterraneo è un tesoro per la storia navale, una vera miniera d'oro per scienziati e avventurieri. Nessuno conosce meglio queste acque dei pescatori locali. A volte sono abbastanza fortunati da scoprire un indizio che potrebbe aiutare gli archeologi nelle loro ricerche. Tuttavia, il più delle volte, le loro scoperte passano sotto silenzio. Quando raccolgono qualcosa di insolito, se ne liberano. Per i pescatori, i frammenti di legno o di metallo sono solo inutili detriti che ingombrano le reti. Nel porto di Missolungi sono in corso gli ultimi preparativi prima che la ricerca dei relitti della battaglia di Lepanto abbiano inizio. La spedizione potrà contare su tutti gli ultimi ritrovati tecnologici, dal sonar a scansione laterale ai veicoli sottomarini comandati a distanza. L'equipe si sta preparando a questa operazione da più di un anno. Ora il suo appuntamento con la storia si avvicina. L'Aries Star fa rotta verso sud-est e prende il largo. A bordo della nave da ricerca c'è un'equipe internazionale di archeologi subacquei. Il greco Pietro Nicolaidis, l'americano Donald Frey e l'austriaco Rupert Breitwieser. A capo della spedizione è l'archeologo tedesco Matthias Kopfmüller. Ogni tanto emerge qualcosa dalle profondità del mare. Fino ad oggi però non è emerso nessun reperto relativo a questa battaglia. Non ci sono state nemmeno grandi campagne di ricerca, a dire il vero. Lepanto è ancora uno spazio bianco sulla mappa dell'archeologia subacquea. Dalle parole si passa finalmente ai fatti e gli archeologi confidano che tutta la meticolosa preparazione dia i suoi frutti. Prima di salpare l'ancora verso il teatro della battaglia di Lepanto, i ricercatori hanno passato molti mesi immersi negli archivi di Stato di Venezia. Nei 68 chilometri di corridoi sono nascosti i documenti originali relativi a quello scontro navale. Gli storici italiani hanno scoperto lettere e resoconti dimenticati, compresi alcuni di fondamentale importanza perché scritti prima della battaglia. Nel XVI secolo la Spagna era la prima potenza d'Europa. A Madrid, re Filippo II governava il suo impero con mano pesante. Era un cattolico devoto. In Italia, lo Stato Pontificio era il centro religioso del potere, con a capo Papa Pio V a Roma.
L'altra potenza era Venezia, la capitale d'Europa dei commerci. La flotta del Doge Loredano aveva il monopolio sul commercio nel Mediterraneo. Nel corso delle loro indagini, Marco Morin e Paolo Selmi hanno scoperto dei resoconti di testimoni oculari e si confermano che i veneziani si preparavano da tempo per lo scontro decisivo con i loro rivali turchi. I documenti accennano a riunioni notturne, nuove armi segrete e proclami di guerra. Alcuni documenti hanno date di molto antecedenti alla battaglia di Lepanto. Un nome in particolare ricorre con frequenza e si tratta quindi di una figura chiave, il veneziano Francesco Duodo, abile progettista di armi e costruttore di navi. Le sue invenzioni in campo militare avrebbero avuto un'influenza decisiva nell'imminente guerra. Al suo fianco c'era Sebastiano Venier, un esperto ammiraglio della flotta veneziana. C'era un bisogno disperato di queste riunioni clandestine. Il potente impero ottomano si stava espandendo in Europa. Venezia era preoccupata per il suo monopolio sui commerci. Roma era preoccupata per la diffusione dell'Islam. E Madrid si sentiva minacciata dalla potenza militare dei turchi. La capitale dell'impero ottomano era Costantinopoli, l'odierna Istanbul. Mentre l'impero cresceva, la fiorente metropoli divenne un importante porto navale. Da qui i turchi partivano alla conquista dell'Occidente. Il sultano Selim operava di comune accordo con i pirati e con i cristiani rinnegati. La loro avanzata via mare e via terra sembrava inarrestabile. Nell'Europa orientale si lasciarono dietro una scia di sangue e distruzione. Nel 1570 il sultano regnava sui territori intorno al Mar Nero e anche sulla Grecia, i Balcani e il Nord Africa. Un'altra scoperta di rilievo è stata compiuta di recente dallo storico turco Idris Bostan. Lo studioso ha rinvenuto dei documenti originali che si ritenevano ormai perduti sulla flotta turca. Risalgono alla battaglia di Lepanto. Nessuna flotta avrebbe potuto sopravvivere a una battaglia contro la poderosa armata turco-ottomana. Nessun paese aveva una flotta paragonabile a quella turca. Nemmeno Venezia o la Spagna possedevano i mezzi per poter rivaleggiare con la flotta della Mezzaluna. L'unico modo per affrontarla era quello di formare un'alleanza. L'avanzata dell'apparentemente invincibile armata navale ottomana e le terribili storie di atrocità che le si attribuivano destarono timori in tutta Europa. Il Vaticano era in allarme. Più che il saccheggio dell'Europa meridionale, lo Stato Pontificio temeva l'espansione a occidente dell'Islam. Il Papa lavorò disperatamente per contenere l'avanzata dei turchi. I messi pontifici si recarono più volte a Madrid e a Venezia. Il Papa credeva che solo una potente coalizione militare avrebbe bloccato l'aggressore orientale. Il suo decreto, "Prenderò le armi contro i turchi", era più di una semplice minaccia. Pio V fece almeno 12 tentativi di formare un'alleanza cristiana, invano. Tiberio Morro dirige gli archivi militari italiani. Ha scoperto che il Papa non riuscì a dar vita ad una coalizione per via degli interessi particolari delle varie potenze europee. Ecco che, dal punto di vista strategico, mentre i veneziani cercavano di difendere i loro interessi pagando e di conseguenza avendo una perdita in denaro per mantenere il commercio, il Papa, che non aveva commerci, aveva solo interesse dal punto di vista della fede, ossia la cristianità. Mentre il re di Spagna, Filippo II, aveva paura di perdere quel poco che aveva in Africa, conquistato ancora al tempo di suo padre, Carlo V.
Ufficialmente, le autorità veneziane risolvevano i contenziosi con i turchi per via diplomatica. Dietro le quinte, però, la città lagunare si preparava alla guerra. E questo emerge chiaramente dalle memorie del veneziano Francesco Duodo. Nel 1570 si armarono, oltre a numerose piccole galee, 11 grosse galeazze. Nacque un nuovo tipo di nave, la formidabile galeazza. Questo venne fatto in gran segreto e queste imbarcazioni furono dotate di numerose artiglierie, dai 30 ai 40 pezzi di grosso calibro, sistemate sia a prua sia a poppa alle fiancate. In questo modo potevano sparare da tutte le direzioni. Questo nuovo progetto aveva un vantaggio decisivo sulle normali galee da guerra. La classica galea era armata con solo 6 cannoni di piccolo calibro, un cannone di grosso calibro a prua e 2 cannoni di piccolo calibro a poppa. Poteva fare fuoco solo in avanti e indietro. Quando era attaccata sulle fiancate, i suoi cannoni risultavano inutili. Gli archeologi a bordo della Aries Star sanno esattamente come furono costruite ed equipaggiate queste navi. Dovrebbero riuscire a identificare una galea se saranno così fortunati da trovarne una. La battaglia ebbe luogo nel Golfo di Patrasso. Sono passati più di 400 anni da quando le navi da guerra si inabissarono in mare. Si compiono gli ultimi preparativi e si controlla l'attrezzatura. Il sonar a scansione laterale può individuare gli oggetti che riposano sul fondale marino. Il veicolo sottomarino teleguidato lavora a 200 metri di profondità e alloggia una telecamera subacquea. Tutti i dati che forniranno questi strumenti di ricerca verranno analizzati dal computer. Il sonar a scansione laterale è uno degli strumenti più utili in questo tipo di indagini. Viene chiamato The Fish, il pesce. Sensori ultrasensibili sul fish impiegano il sonar per tracciare un'immagine tridimensionale del fondale marino, grazie alla produzione di onde sonore che vengono riflesse dagli ostacoli e lette dall'apparecchio. Abbiamo diviso le zone di ricerca in tanti quadrati, che passeremo al setaccio con l'aiuto del computer. Dietro la barca ci sono anche 2 sensori, un magnetometro e un sonar a scansione laterale. Quest'ultimo traccia il rilievo del fondo marino. Il magnetometro, invece, individua l'esistenza di qualsiasi massa metallica, per esempio un cannone o un'ancora di ferro. La ricerca deve essere accurata e metodica. Ora dopo ora, la Aries Star segue i quadrati della griglia di indagine. È una zona molto estesa. Nel 1570, un anno prima della grande battaglia, la situazione precipitò. L'armata turca, forte di 360 galee e 50.000 uomini, invase Cipro, un avamposto nel Mediterraneo orientale di grande importanza strategica per Venezia. All'inizio, la città fortificata di Famagosta oppose una grande resistenza all'assedio dei turchi. La città si oppose agli invasori per mesi. Alla fine, però, Famagosta rimase senza scorte alimentari e senza munizioni. I cannoni veneziani rimasero in silenzio. Marcantonio Bragadin, il comandante della fortezza, fece issare la bandiera bianca. Nonostante la resa onorevole, i conquistatori gli tagliarono le orecchie e il naso e poi lo scorticarono vivo. La caduta di Cipro ebbe l'effetto di avvicinare i leader europei. I messi vaticani a Madrid e a Venezia strinsero i tempi per le trattative. Con il racconto ancora vivo delle atrocità di Cipro, l'alleanza che il Papa aveva promosso in modo così ostinato alla fine si realizzò. Raggiunsero questo accordo e la Lega fu firmata il 24 maggio 1571 a Roma. Era una specie di contratto, diciamo che si costituiva una alleanza tipo NATO 400 anni fa.
La coalizione europea prese il nome di Sacra Lega. Ne facevano parte la Spagna, Venezia, la Savoia, Genova, la Sicilia e Malta, e naturalmente il Vaticano. Il Papa fornì anche un esercito, a capo del quale c'era un eccezionale stratega dalla brillante carriera, l'ammiraglio Marcantonio Colonna, che aveva già combattuto contro i turchi a Cipro. Nel maggio del 1571, nella Basilica di San Pietro, il Papa diede a Marcantonio Colonna una missione. In nome della Sacra Lega doveva organizzare un'armata europea per sfidare la flotta ottomana sotto il vessillo della Croce. Questa doveva essere una guerra santa. I veneziani però non contavano solo sull'aiuto di Dio. Nell'arsenale cittadino presidiato dalle guardie, i lavori sul progetto delle galeazze procedevano in modo spedito. L'arsenale divenne il più grande cantiere navale militare d'Europa, con un esercito di 5.000 fra carpentieri, fonditori di cannoni e realizzatori di vele. La caratteristica fondamentale del nuovo tipo di nave era l'armamento delle fiancate. Per l'armaiolo Francesco Duodo e l'ammiraglio Sebastiano Venier, le nuove galeazze avrebbero rappresentato una svolta nella storia. Le vararono subito destinandole ad una missione speciale. Vogliono che sia iscritto il capitano generale de Mar che debba, con cauto, destro e segreto modo, far morir de prima di tutto, con ogni prestezza, il capitano turco Scirocco. Ed era una commissione per assassinare uno dei comandanti turchi. Venezia fornì il contingente più numeroso per la Sacra Lega e anche l'orgoglio della flotta, le 6 galeazze. Queste macchine da combattimento sul mare rappresentarono uno spartiacque nella storia della guerra. Nel Golfo di Patrasso, la Aries Star segue la sua rotta con attenzione. Per gli archeo-sub, la scoperta dei resti di una galea rappresenterebbe il coronamento di un sogno. Il sonar a scansione laterale è sempre in funzione. Una ricerca così lenta può mettere alla prova la pazienza dei membri della spedizione, e in particolare dell'esperto al computer, che deve osservare senza pause anche il più piccolo dettaglio. Per certi versi, l'immagine che abbiamo è simile a quella ricavata da una fotografia aerea scattata su una pianura. Ogni linea rossa indica una distanza di 25 metri, il che significa che possiamo coprire un'area di 300 metri quadrati. Mentre alcuni confidano nella tecnologia, altri fanno appello alla loro provata esperienza. Sia Donald Frey che Pietro Nicolaidis conoscono questa zona molto bene. Sono già stati da queste parti e hanno partecipato ad altre campagne di ricerca dei relitti della battaglia di Lepanto. Nicolaidis ha esplorato il Golfo di Patrasso nel 1976 insieme a Jacques Cousteau. Il famoso subacqueo e la sua leggendaria nave, la Calypso, passarono mesi ad esaminare palmo a palmo queste acque. La ricerca però non andò a buon fine. Cousteau e i suoi non trovarono nulla. Donald Frey, da parte sua, fu un po' più fortunato. Il fisico ha esplorato la stessa zona 5 anni fa insieme a Peter Throckmorton, un illustre archeologo subacqueo britannico. Il sonar a scansione laterale che usavano registrò degli impercettibili rilievi, ma gli studiosi non riuscirono ad identificare le strane figure che il sonar aveva disegnato. Frey ha trovato molti relitti sottomarini. La sua scoperta più importante è il relitto di una nave mercantile dell'età del bronzo. Nelle nostre ricerche subacquee, in quel caso, trovammo dei pendagli d'oro vecchi di 3.000 anni. Non è detto che saremo altrettanto fortunati, ma se ci va bene potremmo trovare un fodero, una spada con l'elsa d'oro o d'avorio, le armi dei ricchi coinvolti nella battaglia di Lepanto. Gli uomini useranno una miscela di gas, il Trimex, che gli consentirà di immergersi a grande profondità. Tutto è pronto per la loro prima missione. C'è la possibilità di compiere una grande scoperta.
I sub dovranno lavorare a 60 metri di profondità. A quella profondità possono rimanere in immersione per soli 30 minuti. Prolungare questo intervallo sarebbe molto rischioso. Il fondale marino è un deserto buio di sabbia e fango, con una eccezione. Gli uomini a bordo notano i contorni dell'anomalia del fondale sullo schermo. Questi sono i solchi lasciati dalle reti dei pescatori locali. Per gli archeologi è un piccolo disastro. Tutto è stato messo a soqquadro. Sarà impossibile trovare un relitto tutto intero per via della pesca a strascico. Le reti che usano rompono e sparpagliano tutto. Il fondale ha l'aspetto di un campo arato. Kopfmüller e Luering scrutano perplessi i dati forniti dagli strumenti, ma non si lasciano scoraggiare. Non è la prima volta che si trovano di fronte a spettacoli simili e quindi continueranno le ricerche. Le pesanti maglie delle reti hanno probabilmente distrutto qualsiasi oggetto delicato sul fondale marino. C'è anche un altro problema a complicare la ricerca. Le coste poco alla volta si sono allargate a spese del mare, soprattutto intorno all'isola di Oxia. Parte della zona, teatro della battaglia di Lepanto, è stata inghiottita dalla terraferma. Ma chi fa questo lavoro è pronto a simili eventualità. Qui, nel 219 a.C., la città greca di Oiniadai era un fiorente porto. Ora le sue rovine sono a 3,5 km dal mare. Per gli scienziati a bordo della Aries Star, le rovine delle antiche mura e del porto di Oiniadai racchiudono preziose informazioni. La battaglia di Lepanto è avvenuta solo 500 anni fa, ma il teatro di quel feroce scontro non è più quello. Zone che a quell'epoca erano mare, ora sono ricoperte da sedimenti e sono diventate una palude. Si può ragionevolmente presumere che in fondo al mare non ci siano molte navi, ma che siano invece sepolte sotto i sedimenti. Possiamo dire che esistevano altre isole intorno ad Oxia e che la costa era molto più arretrata rispetto ad oggi. Le migliaia di soldati che affondarono insieme alle galee sono sepolti con tutta probabilità nel fango intorno a Oxia. Due mesi prima della grande battaglia, la Sacra Lega radunò i suoi legni migliori e i suoi capitani più abili. Le galee da guerra provenienti da Barcellona, Roma e Venezia si riunirono sullo stretto di Messina. Per una volta Messina diventò una gigantesca base navale. La Real, la nave ammiraglia di questa imponente armata cristiana, arrivò in Sicilia il 24 agosto 1571. A capo della splendida galea c'era Don Giovanni d'Austria, figlio dell'imperatore Carlo V. Don Giovanni era il comandante supremo della flotta. A 26 anni era già al culmine della sua carriera. La fortunata campagna contro i Mori gli era valsa molti consensi. E ora doveva guidare 280 navi in una battaglia che avrebbe deciso il futuro dell'Europa. Don Giovanni ricordava quei giorni carichi di presagi in una lettera. Andarono tutti in battaglia con grande coraggio, anche se erano consapevoli che la flotta nemica era molto più imponente della nostra. Grazie alle vittorie acquisite in passato, il nemico era abituato ai successi militari e poco si curava della nostra forza. Quando arrivò a Messina, Don Giovanni ispezionò tutte le navi della flotta. Le galee veneziane potevano contare su pochi uomini e allora lui assegnò loro dei soldati spagnoli. Ma questa mossa creò tensione all'interno dell'alleanza, al punto da minare la Sacra Lega. Sebastiano Venieri era una persona già molto anziana, di cattivo carattere, molto collerico,
tanto che mentre era a Messina ebbe una furiosa lite con Don Giovanni, in quanto fece impiccare un ufficiale di Don Giovanni, delle truppe di Don Giovanni, che aveva mancato rispetto ai veneziani. Da quel momento Don Giovanni non volle più parlare direttamente con Sebastiano Venieri. Né le tensioni nella coalizione, né l'ammassarsi delle truppe al largo della Sicilia potevano rimanere un segreto per i turchi che avevano spie dovunque. Quando la notizia raggiunse Costantinopoli, il sultano riunì il suo consiglio di guerra senza indugio. Gli archivi di Stambul rivelano con esattezza quello che sapeva il sultano. I turchi ottomani sapevano che la Spagna avrebbe partecipato all'imminente battaglia. Sapevano anche che il Papa giocava un ruolo chiave nella formazione dell'Alleanza europea e che Venezia stava potenziando la sua flotta. I leader ottomani ovviamente spiavano ogni mossa del nemico e comunicavano subito le informazioni ai capitani e agli ammiragli della loro flotta. Alla flotta turca fu ordinato di salpare e di fare immediatamente rotta per il piccolo porto di Lepanto, che era una base navale strategica dei turchi nel Golfo di Patrasso. Lepanto era una roccaforte turca da anni. Dietro le spesse mura, i comandanti musulmani pianificarono lo scontro con la flotta cristiana. Ali Pascià, il conquistatore di Cipro, fu nominato comandante della flotta. Suo luogotenente era un temibile e spietato pirata, Ulugh Ali. I capitani erano fiduciosi. Da anni, e più precisamente dalla battaglia di Prevesa nel 1538, la flotta turca non aveva subito l'onta della sconfitta. Il Mediterraneo era un dominio turco. Nelle acque vicino Lepanto, i ricercatori impiegano un nuovo strumento, il magnetometro a protoni. Questo strumento ultrasensibile misura i campi magnetici nei sedimenti. L'equipaggio è ottimista. Il magnetometro può individuare tutti i metalli, piombo, ferro e bronzo compresi, e non importa a che profondità siano sepolti. Se gli archeosub sono nel posto giusto, ci sono buone possibilità di trovare cannoni, spade e altri oggetti metallici. Purtroppo una virata brusca manda in frantumi le loro speranze. Il magnetometro ha urtato il fondale e così facendo un sensore ha smesso di funzionare. Non riusciamo più a tenerlo alla giusta profondità e non siamo quindi in grado di valutare la sua posizione. Dobbiamo fermarci momentaneamente. Il danno non può essere riparato. Adesso solo il sonar a scansione laterale potrà fornire informazioni utili. Questo è troppo poco per essere quello che resta di una battaglia. Ma non so identificare questi segnali. Non c'è quasi nulla. O magari si tratta solo di un cannone caduto fuori bordo. O forse si tratta di un uomo con la sua armatura. A quanto pare i cristiani erano così ben ricoperti d'acciaio che quando cadevano in acqua... Era la fine. Era la fine. I sub devono aspettarsi di trovare degli scheletri. Già, siamo pronti. Il 16 settembre 1571 la flotta della Sacra Lega lasciò lo stretto di Messina e si diresse ad Oriente. Obiettivo, l'isola di Oxia. Anche i cristiani avevano delle spie che riferivano sui movimenti della flotta turca. A bordo della Real, il comandante supremo, Don Giovanni d'Austria, preparava il suo piano d'attacco. Il comandante veneziano doveva schierare nell'avanguardia le sei galeazze, vere e proprie fortezze galleggianti. Gli altri comandanti veneziani avevano il compito di proteggere la nave ammiraglia, la Real. Sulle ali dello schieramento a croce, i cristiani posero le galee. Le galeazze guidavano l'attacco.
Questo sarebbe stato lo scontro decisivo tra cristiani e musulmani. Pronunciai qualche parola di incoraggiamento per l'equipaggio prima della battaglia, poi mi inginocchiai e pregai Dio. Gli chiesi di concedermi la vittoria. Tutti gli altri della galea e della flotta intera fecero lo stesso. Gli uomini a bordo della Aries Star cercano da giorni e sperano nella fortuna. La monotonia si interrompe quando sullo schermo appaiono delle immagini insolite. Guardate qui. Niente male. No. Ma non è così grande. No. Non sembra un relitto. No, no. Sempre di più. È possibile che abbia a vedere con la battaglia? Sì. Ci sono molti detriti. Ci deve essere una spiegazione per tutto questo. È davvero impressionante. Sì. Ed è tutto molto tranquillo. Potrebbe avere le dimensioni di una delle galee più piccole o di un'imbarcazione molto simile, che poi è affondata ed è stata ricoperta dalla sabbia. Il fondale presenta un leggerissimo rilievo. Ci sono molti punti interessanti. Deve esserci qualcosa lì sotto. Gli studiosi adesso devono comprendere il significato di queste irregolarità. È possibile che si tratti dei resti delle galee che cercano? La risposta è sì, perché l'area in questione è sufficientemente estesa. Sono quasi certo che non si tratti di una zona dove sono stati scaricati dei rifiuti. Se osserviamo con attenzione la disposizione dei detriti che sono sparpagliati in un'area piuttosto estesa, sembra proprio che abbiamo a che fare con un relitto. È un campo di detriti o si tratta di un relitto intero? Secondo me si tratta di frammenti di un relitto. I detriti sono troppo sparpagliati sul fondo perché si tratti di un relitto intero. O magari di più relitti. Certo, potrebbe trattarsi di più relitti che sono affondati e poi si sono disintegrati. Nell'ottobre del 1571 l'armata del sultano era pronta a dare battaglia. Contava 250 galee e 60 imbarcazioni da guerra piccole e molto agili. Quando i turchi pianificarono lo schieramento delle proprie forze, scoppiò una lite tra i due comandanti della flotta, Ali Pascià e Ulugh Ali. Ulugh Ali suggerì ad Ali Pascià di restare in attesa vicino alla costa di Lepanto, piuttosto che avventurarsi in mare aperto, lontano dalla protezione dei cannoni e della fortezza. Ulugh Ali riteneva che la flotta nemica non avrebbe osato esporsi nella baia così ben protetta. Ma Ali Pascià, che aveva poca esperienza di battaglie in mare, era troppo orgoglioso per accettare il consiglio. Non voleva che il nemico pensasse che i turchi fossero dei codardi. E così la flotta ottomana abbandonò la sicurezza che offriva Lepanto e prese il largo. L'obiettivo era quello di annientare i cristiani in campo aperto. Quando le due flotte si incontrarono, formarono la linea di battaglia nel Golfo di Patrasso, che aveva un diametro di oltre 5 chilometri. Le due flotte contavano su 600 navi e 200.000 soldati. C'erano così tante imbarcazioni che ci vollero due ore prima che i marinai riuscissero a metterle in formazione serrata, remo a remo. Ogni schieramento era diviso in tre squadre principali. Stava per iniziare la più grande battaglia navale nella storia d'Europa. Gli archeo-sub non hanno ancora svelato nessuno dei segreti che cela il Golfo di Patrasso. Una tempesta di primavera ha interrotto le ricerche. Abbiamo individuato una zona di ricerca più precisa, dove ci sono resti che risalgono alla battaglia di Lepanto. Ma con questo tempo non possiamo immergerci e nemmeno usare i nostri strumenti. Gli archeo-sub sfruttano questo intervallo per ricostruire lo svolgimento della battaglia con l'ausilio delle carte. Solo qualche giorno dopo, la sorte torna a sorriderli. Dei pescatori del posto vengono in aiuto dell'equipe. Raccontano di un misterioso e antico relitto a 10 metri di profondità, non lontano dall'isola di Oxia.
Secondo gli archivi, è proprio in quel punto che sarebbe iniziata la battaglia di Lepanto. E la battaglia iniziò al tuono dei cannoni. I comandanti si affidavano agli uomini ai remi per manovrare le navi. Per il cristiano Don Giovanni e per il musulmano Ali Pascià, questo era il giorno della resa dei conti tra due civiltà e due religioni. A bordo della Real, il comandante supremo dei cristiani diede l'ordine di speronare le navi nemiche. Poiché la nave ammiraglia turca si può riconoscere grazie alle insegne che porta, comandai al nocchiere di dirigere le galee diritte su di essa. Lui obbedì e le due navi si attaccarono con grande impeto. I musulmani superavano in numero i cristiani, ma questi ultimi disponevano di un armamento più sofisticato. I loro cannoni erano di gran lunga superiori alle balestre dei turchi. Si combatteva corpo a corpo, brandendo uncini, spade e picche. Gli scontri infuriarono per ore e finirono in una carneficina. I testimoni oculari della battaglia nelle loro relazioni ricordano il fragore delle artiglierie, il fragore delle galee che esplodevano perché colpite nei loro depositi di polvere, ricordano le urla dei feriti, ricordano i suoni dei tamburi, delle trombe, dei pifferi suonate da entrambe le parti per dare animo ai combattenti. Il relitto di una vecchia galea da guerra giace in un punto imprecisato al largo dell'isola di Oxia. I pescatori hanno fornito il primo indizio concreto che dà ai ricercatori un teatro preciso per la battaglia di Lepanto. I sub non perdono tempo e si immergono per indagare. Nascosta tra le alghe sporge parte di un'ancora. Qualche metro più in là c'è una distesa di detriti. Sul fondale sono sparsi diversi frammenti di legno. La prima impressione è quella del caos completo. Poco alla volta i sub distinguono forme e contorni. Un buon numero di corbe, l'ossatura di una nave. La battaglia di Lepanto fu più feroce nella zona centrale degli schieramenti, soprattutto intorno alle navi di Don Giovanni e del suo rivale, Ali Pascià. Le due flotte si scambiarono salve di cannone, poi si scontrarono in furiosi corpo a corpo. Lo scrittore spagnolo Cervantes era lì e vide tutto. E tuttavia, per quanto si renda conto che con quel primo distratto passo precipiterà negli abissi del grembo di Nettuno, con animo impavido il cavaliere si fa bersaglio per le armi da fuoco nemiche e lotta per attraversare l'impervio sentiero che porta al vascello del nemico. Le galeazze, che erano state costruite proprio in funzione di questa battaglia, giocarono un ruolo cruciale. I ponti erano stati realizzati in modo tale che l'abbordaggio e la cattura fossero impossibili e in più potevano fare fuoco da tutti i lati. La brillante invenzione veneziana presto annientò un terzo dell'intera flotta ottomana. Bastarono 4 di queste straordinarie navi per distruggere 108 galee turche.
lo schieramento ottomano fu menomato. La fiera supremazia della flotta del sultano fu interrotta. Il grosso dell'armata turca colò a picco nel golfo di Patrasso. Per oltre 400 anni, i resti della più grande battaglia navale della storia sono rimasti sul fondo del Mediterraneo. Il relitto scoperto dagli archeosub sta lentamente svelando i suoi segreti. Ad ogni nuovo reperto il quadro storico si fa sempre più chiaro. Anche il più piccolo oggetto fornisce informazioni utili. Incuneata tra le tavole di legno e ricoperta da secoli di sedimenti, i sub trovano la metà di una palla di cannone. Gli esami scientifici ne stabiliranno l'età e diranno se la palla di ferro fu usata nella battaglia di Lepanto o meno. Non lontano da essa, ecco la canna di un cannone. Gli esperti cercheranno di scoprire l'origine della micidiale arma a partire dal suo aspetto e dalla sua forma. Gli archeosub rinvengono anche il frammento di un archibugio. Quest'arma da fuoco faceva parte dell'equipaggiamento base di un soldato del XVI secolo. Gli studiosi ritengono di aver trovato una galea da guerra. Abbiamo rinvenuto queste grandi e lunghe travi di legno che fanno pensare molto seriamente alla struttura di una galea. Qui si può notare chiaramente. Qui sotto ci sono le corbe. In questa zona, qui, invece, supponiamo che ci fosse un ponte dell'imbarcazione. Ancora non siamo in grado di dire di quale ponte si tratti, se era quello inferiore o quello superiore che poi è crollato. Gli scavi ci daranno più informazioni. Non c'è dubbio, però, che si tratti della struttura di supporto di un ponte. Non c'è alcuna prova della presenza di un carico, indizio che conferma che questa era una galea da guerra. Gli archeologi dispongono di un'accurata riproduzione della Real con cui confrontare il relitto. La forma è identica, ma è troppo presto per dire se si tratta di una nave turca o europea. Il ritrovamento del relitto è il momento clou della spedizione. Un tesoro scientifico unico che giace ad appena 10 metri di profondità. Probabilmente si tratta di una galea. Il sito della scoperta, a largo dell'isola di Oxia, e i documenti storici convalidano questa ipotesi. I ricercatori sanno che questa era l'area dove la flotta ottomana compì l'ultimo disperato tentativo di rompere le linee nemiche. I turchi si batterono fino alla fine. La battaglia volse a favore della Sacra Lega solo dopo l'arrivo dei rinforzi e la promessa del comandante cristiano di liberare gli schiavi e i remi. Gli schiavi si unirono ai soldati e attaccarono furiosamente la nave ammiraglia ottomana. Ali Pascià, il comandante in capo del sultano, morì colpito da un'ascia. Poi Don Giovanni d'Austria comandò che la testa del suo arcinemico fosse portata in giro tra le schiere festanti dei suoi soldati. La battaglia era quasi vinta, ma l'astuto pirata ottomano Ulug Ali era ancora vivo. Ulug Ali e i suoi esperti uomini combatterono selvaggiamente contro i cavalieri di Malta sul fianco meridionale dello schieramento della Sacra Lega. Quando fu catturata la capitana di Malta, a bordo c'erano circa 300 cavalieri, però furono massacrati e ne rimasero vivi 30. Quindi il massacro era previsto, tanto che si vede che Il significato di tagliare la testa a Ali e metterla sulla picca era un modo anche di sfregiare l'avversario.
Ma quando le galee cristiane sotto il comando di Don Giovanni si avvicinarono, Ulugali si ritirò e scappò in mare aperto. Quando il sole calò all'orizzonte, il mare era tinto di sangue. Centinaia di navi vennero abbandonate nel Golfo di Patrasso, tombe galleggianti che diventarono sepolcri d'acqua. Gli archivi dicono che 30 galee turche finirono sulle secche, affondarono o bruciarono presso Oxia. Perciò questo relitto potrebbe essere una di quelle galee. I sub hanno trovato altre importanti prove. Diverse spade rotte e alcune con la lama intatta. Le incrostazioni e le erosioni le hanno rese quasi irriconoscibili. Ci vorranno ulteriori analisi per stabilire se queste armi appartenevano a un cristiano o a un musulmano. Si tratta di un ritrovamento sensazionale, anche se sono più gli interrogativi che desta delle domande cui dà risposta. Abbiamo ritrovato delle palle di cannone, un cannone e parte di un archibugio. E poi quello che per me è il reperto più importante, una spada. È incredibile come si sia conservata bene quest'arma. Se mettiamo insieme tutti questi ritrovamenti, l'unica ipotesi che ne ricaviamo è che questi oggetti devono essere stati usati in battaglia. La conclusione preliminare è che si tratta del relitto di una galea da guerra, ma non è ancora chiaro a quale dei due schieramenti appartenesse. La cosa più importante però è che i ricercatori credono di aver finalmente localizzato il luogo esatto dove avvenne la battaglia di Lepanto. È qui che due potenti nemici si batterono per il dominio sull'Europa. Lepanto segnò la fine della supremazia ottomana nel Mediterraneo. Quando i veneziani tornarono a casa vittoriosi, furono accolti dai suoni gloriosi del Te Deum provenienti dalla Basilica di San Marco. La città sulla laguna aveva trionfato grazie alle sue nuove e straordinarie navi da guerra, le galeazze. L'ammiraglio Venier in seguito fu eletto doge di Venezia e mantenne la carica fino alla morte. Francesco Duodo continuò a sviluppare con successo nuovi armamenti. A Roma, nella Basilica di San Pietro, Papa Pio V proclamò il comandante supremo Don Giovanni d'Austria salvatore della cristianità. Dopo la sensazionale vittoria, il nobile fu nominato governatore generale dei Paesi Bassi. Anche Marcantonio Colonna, l'ammiraglio del Papa, diventò un eroe, soprattutto dopo la trionfale parata in cui portò 120 prigionieri turchi in Vaticano. Ancora oggi il Vaticano commemora i morti e gli eroi di Lepanto. Ogni anno i loro discendenti si riuniscono nelle sale vaticane. Sotto gli stendardi originali usati durante la battaglia, i Colonna e altre famiglie nobiliari veneziane e spagnole rendono omaggio ai loro antenati e alle loro gesta. Gli eventi del XVI secolo hanno lasciato un segno anche ad Istanbul. La sconfitta turca a Lepanto infranse il mito dell'invincibilità della flotta ottomana. Oggi non c'è quasi nulla che ricordi Ali Pascià, il comandante supremo di quella flotta. Il sultano premiò il secondo in comando, Ulugali, col titolo di Kilic, la spada. In una piccola moschea, un sarcofago splendidamente decorato ricorda il suo coraggio. La spedizione scientifica volge al termine. Ci sono buone ragioni per festeggiare.
il Mediterraneo ha finalmente ceduto uno dei relitti della battaglia di Lepanto, relitti che nasconde sotto le sue acque da centinaia di anni. Abbiamo incontrato molte difficoltà, ma la spedizione è stata un successo. Abbiamo localizzato dei relitti e abbiamo circoscritto due campi di reperti nel cuore del teatro di questa gigantesca battaglia navale. Uno grande e uno più piccolo. Secondo noi questo è il centro della battaglia. Abbiamo trovato il classico ago nel pagliaio. Restano ancora tante tessere del mosaico da scoprire. Forse i pescatori locali un giorno forniranno un altro indizio cruciale. La battaglia che ispirò Cervantes continuerà ad attirare scienziati ed esploratori che vogliono conoscere tutta la storia dell'epoca in cui cristiani e musulmani combattevano per il futuro dell'Europa.